Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva delle spine o fiche dei rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato via nel fuoco. Dai loro frutti dunque li potrete riconoscere. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato la parola del Signore. Gesù parlava in parabole in modo da farsi intendere, non faceva discorsi alti, profondi, se non in alcune occasioni, ma alla gente parlava il linguaggio della gente, ma non per questo il suo linguaggio è meno profondo e intuitivo. Parla per via di immagini. Un linguaggio che si adatta a tutti i tempi, anche oggi, si parla via di immagini, nei rotocalchi, nella televisione, in tanti mezzi di comunicazione, si parla per immagini. A quei tempi non c'era televisione. Però Gesù dà delle immagini, dei flash, dei quadri televisivi, molto efficaci. State attenti ai falsi profeti. Il problema dei profeti, ossia dei carismatici, è il senso largo di profeti. Il problema degli uomini spirituali, degli uomini che si spacciano per uomini di Dio, uomini sapienti, uomini che hanno doni di Dio, che parlano nel nome di Dio, questo problema c'è stato sempre nella Chiesa. E Gesù ne parla proprio quando si scrivevano i Vangeli, negli anni 60, era un problema vivo. Ecco perché l'Evangelista Matteo, che scrive circa questo tempo, si ricorda di questa parola del Signore e l'attualizza: guardate le parti che sono. Anche Pietro parla così, e anche Paolo parla così. Era un problema vivo nella Chiesa. I falsi maestri, i falsi dottori, i falsi profeti, i falsi carismatici, quelli che dicono di avere dei doni, dei poteri, della sapienza, delle scienze particolari, che sono in comunicazione con Dio. E al limite fanno anche dei miracoli, fanno delle profezie, fanno dei prodigi. Gesù non discute sull'autenticità o meno di questi doni, ma dà la regola d'oro, che è la regola evangelica per noi. Guardate i frutti. Dei frutti li riconoscerete. Se sono buoni o sono negativi. Se vengono da Dio o non vengono da Dio.
E i frutti quali sono? Le opere. Le virtù. E dice un albero di fichi cosa dà? E una vite cosa dà? Uva. Se voi vedete che in un albero c'è uva, dite quelle vite. Se da un fico si raccolgono fichi, voi dite quelle fico. Se voi invece andate da un rovo e dite, ah, queste vite, no, vediamo che frutti fa. E provate more, spine, nessuno può dire no, è una vite, no. Un albero è un arbusto che produce more, sono spine. E se voi vedete un pruno selvatico, oppure mettiamo un pelo selvatico, o un melo selvatico, ce ne sono, che fruttineranno pruni selvatici, piraini o altri, perché ogni albero produce secondo la propria specie. E allora dice Gesù, non guardate le apparenze, non guardate alle opere grandiose, non guardate alla dottrina, ai discorsi più o meno eloquenti, ma guardate le opere, guardate la vita. Se la vita è buona, e allora state tranquilli. Se la vita non è buona, state in guardia. Se i frutti sono buoni, le buone opere, state tranquilli. Ma se i frutti sono cattivi, anche che ci siano prodigi, anche che ci siano discorsi meravigliosi, non credete. Contano i frutti, contano le buone opere, conta la vita. È la regola evangelica che non sbaglia mai davanti a Dio. Non contano tanto i carismi quanto i frutti dello Spirito Santo. Non contano tanto le meraviglie del linguaggio, di sapienza o di scienza, quanto le beatitudini evangeliche. La beatitudine nella povertà, la beatitudine nella mitezza, la beatitudine nella persecuzione, nell'afflizione. Ecco che cosa conta davanti a Dio. E anche per noi non dobbiamo fare affidamento sulle grandi cose, ma sui frutti della vita, perché i frutti della vita sono quelli che manifestano la vita di Cristo dentro di noi. Se veramente è Cristo che vive in noi, Cristo darà i suoi frutti, che sono i frutti dello Spirito: amore, pace, gioia, bontà, mitezza, purezza, povertà, dominio di sé. Sono i frutti da cui noi conosciamo che è Cristo che vive in queste persone. I miracoli, i prodigi, i grandi carismi non sono regola sicura che sia Cristo ad abitare e operare nelle persone. La regola più sicura sono i frutti, sono le opere, i frutti dello Spirito, le opere di misericordia, di amore, l'esercizio delle virtù cristiane. Guardate, quando la Santa Madre Chiesa
fa il processo ai santi non guarda i miracoli che hanno fatto in vita, non guarda ai doni carismatici, non li guarda, ma guarda alle virtù. L'esame non è sui doni, l'esame è sulle virtù. E queste virtù sono state esercitate in modo volte. Ed è allora che le avvia verso la santità. Poi ci saranno i miracoli fatti dopo la morte, non prima della morte. Per cui la Chiesa sta facendo, per esempio, le processi a Padre Pio, per vedere se è santo o non è santo. È un processo difficile, non è un processo facile, appunto perché ci sono opere straordinarie, per cui non si sa dove arrivano i doni parapsicologici, dei doni carismatici, dei doni divini. Non si sa se una previsione appartiene a una psicometria o appartiene a un dono dello spirito. La Chiesa non ne tiene conto. La Chiesa tiene conto delle virtù. Come è esercitato la pazienza? Come è esercitato la fede? Come è esercitata la carità? Sono quelle che contano per la Chiesa. Se sono queste virtù ad essere state esercitate in modo eroico, la Chiesa lo dichiara grazia. Ma se non risultano queste virtù esercitate in modo eroico e dovessero risultare tutti i prodigi, i miracoli di questo mondo, la Chiesa non lo farà mai. Così è per la Chiesa, maestra di santità, conta la regola evangelica, i frutti dello Spirito, l'esercizio delle virtù, fede, speranza, carità, poi prudenza, giustizia, fortezza, quello che conta per la Chiesa, l'umiltà, l'obbedienza, la purezza, la povertà, questo che conta, e questo, il resto non conta. Questo per dire quello che è necessario avere bene in mente: la regola evangelica, come da detto, e la Chiesa che dice a Cristo osserva la legge del Cristo. Anche nella beatificazione e canonizzazione di Gesù. Questo significa che noi dobbiamo stare attenti alle virtù, non stare attenti ai carismi. Se questi vengono, sia benedetto Dio, purché viene esercitato con umiltà, con carità, in obbedienza e in ordine, altrimenti diventano vizie. Cosa diceva Gesù? Proprio in questo contesto del capitolo settimo di Matteo. In quel giorno verranno questi profeti e diranno, Signore, sono i carismatici, cioè le persone che hanno dei doni, delle persone che hanno della dottrina, che contano. E mi diranno, Signore, ma non abbiamo mangiato e bevuto con te? Non siamo venuti in chiesa, non abbiamo pregato ogni giorno per te. E non abbiamo fatto miracoli nel tuo nome, non abbiamo profetato nel tuo nome. E lui dirà, voi, non vi conosco. Andate lontano da me, operatore di iniquità. Per Gesù non contano miracoli,
prodigi, profezie, contano le opere, per cui uno può fare miracoli, profezie, prodigi, queste cose non contano. Si può andare all'inferno, nell'abisso, invece le buone opere no. Venite benedetti del Padre mio. Perché venite benedetti del Padre mio? Io ero malato, siete venuti a visitarlo. Io ero carcerato, e mi avete avuto compassione di me. Io ero ignudo, mi avete vestito. Io ero ignorante, e mi avete istruito. Quello che avete fatto al suo piccolo, dei miei fratelli l'avete fatto a me. Ecco l'esercizio della fede e della carità. Quello che conta davanti a Dio è la fede e la carità. Tutto il resto non conta. Le belle preghiere, i bei canti, non conta. Questo popolo mi onora con le labbra, il loro cuore lontano da me. Io, ma io sono stupido dei vostri sabati, delle vostre riunità, i vostri canti, li ho in abominio. Quando siete in centro, io mi cura della luce, non vi posso sopportare. Perché il Signore vuole l'esercizio della carità. E dice, volete essere grati a me? Sciogliete i vincoli di qui. Rendete giustizia all'oppresso con lui. Aiutate la vedova, l'orfano. E allora sì, venite, discutiamo. I vostri peccati per me non conteranno. Anche se fosse lordi, se fosse rossi neri come il carbone, niente. Perché la mia santità e il mio amore distruggerà tutto. Ma voglio la carità di voi, voglio la fede in me, voglio la giustizia, voglio la santità della vita. Sciogliete i vincoli iniqui. E cosa vuole il Signore? Cosa accessibile a tutti? La profezia non è accessibile a tutti. Il miracolo non è accessibile a tutti. Ma Gesù non ne tiene conto. Invece è accessibile a tutti la carità, la pazienza, il sopportare pazientemente le persone moleste, dare da mangiare agli affamati, per gli affetati, avere cura degli ammalati, questo sì. E sono le opere buone, i frutti dell'albero. L'albero che sarà trovato senza frutti sarà reciso e buttato nel fuoco. Buttato nel fuoco l'albero che ha soltanto foglie, apparenze, non ha frutti. Ricordate di quel fico. Gesù aveva fame e guardò un fico che c'era, subito scese per andare a raccogliere i fichi. Io ho detto, fico non ce ne sono. E allora maledisse quel fico. Il figlio dell'uomo è venuto a cercare fico e tu neanche mi hai fatto trovare fico. Sì, maledetto, albero. E l'albero seccò. E quando gli apostoli, dopo due giorni, videro l'albero secco, maestro, l'albero che tu hai maledetto si è seccato, così sarà anche di tutti di voi, se non farà frutti degni di carità. Era un'azione simbolica. Questo è il povero figlio che si è entrato. Dopotutto, sapete, non era tempo di fighe, come poteva trovare fighe, però era l'anno di marzo,
quando è successo questo, a metà di marzo, e in Oriente ci dovevano essere già i fichi, ci dovevano essere non maturi, perché il fico, come sapete, mette prima i fioroni e poi le foglie. Trova foglie e fiori no, vuol dire che neanche acerbi se ne aveva, per cui frutti non ne aveva. È vero che ancora i fichi non erano maturi, ma sperava di trovarle qualcuno, almeno, niente, non lo so, niente, solo voglia. Così anche succede per noi. Cerchiamo di fare tutti degni di Dio. Facciamo fruttificare la vita di Cristo dentro di noi, perché in ognuno di noi abita Gesù, c'è la vita di Gesù, e non lasciamo fruttificare l'albero vecchio che è noi, i nostri vizi e le nostre passioni. Amen. Questo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo e Spirito Santo per remissione in solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, renderla perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro vescovo Salvatore e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si attivano alla tua presenza, a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli tutti i santi, per ogni tempo di cura nei gradini, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria e tutti i tempi dei tempi. Ed era questo il testo che verrebbe venuto in questo giorno ieri della Santa Messa. Domandarono a Gesù: Maestro, sono più quelli che ti salvano o quelli che ti dannano? E Gesù rispose: cercate di entrare per la porta stretta, perché è quella che conduce alla vita, e purtroppo sono pochi quelli che la imboccano, ed evitate di camminare e di entrare per la porta larga e la via larga, perché è quella che conduce alla perfezione, e purtroppo sono molti quelli che la imboccano e camminano. Il Signore ci ha voluto mettere in guardia sulla radicalità del Vangelo. Il Vangelo è impegnativo, la vita cristiana è impegnativa e comporta rinuncia. Diceva Gesù: chi vuole venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua, perché chi vuol salvare la propria vita
la perderà, invece donerà la propria vita, la troverà. Sono parole del Signore che non sbaglio. La salvezza ci viene data da Dio, è un dono del Signore, però come dice San Pietro, con timore e tremore rendete sicura la vostra elezione. Dunque dobbiamo rendere sicura la nostra salvezza, con timore e tremore, camminando nella via del Signore. Bisogna dire che in paradiso non si va in carrozza, in cammino si va, cioè si va in cammino verso il cielo portando la croce con il cuore, cioè rinnegando noi stessi, il proprio io, in modo che al posto dell'io ci sia Dio, e questo senza inganno, che noi possiamo facilmente ingannarci di noi. Crediamo di essere per Dio e siamo per noi. Crediamo di mettere Dio al centro e mettiamo il nostro Dio. Ma c'è il rinnegamento di noi, rinnegare la propria indipendenza, la propria autonomia, il proprio prestigio, il proprio io in altri termini, per servire il Signore, là dove il Signore ci vuole e come il Signore ci vuole, diventando del numero dei poveri, del numero dei miseri, del numero di coloro che non contano, perché guai a contare, guai ad essere qualcuno. Il qualcuno è Dio, chi conta è Dio, lui solo, nessun altro. E dobbiamo essere gioiosi quando noi non contiamo, quando siamo reputati per nulla. Dice l'imitazione di Cristo, ama, scegli di essere sconosciuto e di essere considerato un nulla. Devi gioire di questo. Quando noi non siamo conosciuti e riconosciuti e passiamo per nulla, come è difficile questo. Dobbiamo combattere ogni giorno contro il nostro io, che è l'antagonista di Dio, il grande nemico di Dio è il Dio nostro, non è Satana, non sono i nemici della Chiesa, non sono così potenti di questo mondo, non sono i bestemmiatori, non sono i peccatori, i grandi nemici di Dio, ma è il nostro io, perché è il nostro io che contrasta la via di Dio, è il nostro io che detronizza Dio e mette se stesso al posto di Dio, accentra tutto, vuole che tutto ruoti attorno a Lui, per la gloria di Dio, diciamo noi, ma poi per la gloria nostra. Fratelli e sorelle, che Dio ci liberi dalle illusioni, perché siamo molto illusi, facilmente ci illudiamo di essere di Dio, ci illudiamo che la nostra vita sia conforme a quelle che Dio vuole. La legge te la dà il Signore, che vuole venire dietro a me chiunque
senza eccezione, deve rinnegare questo Spirito. Deve dire, io per me non esisto. Per me non c'è nulla. Devo godere quando gli altri sono nella verità e mi considerano nulla, mi trattano come nulla, perché se non camminiamo per questa strada, qualunque altra strada è strada di illusione. Non vogliamo restare delusi nell'ultimo giorno. Dobbiamo abbattere le statue, tutte le statue, e deve restare uno solo, che è Dio, davanti a cui tutti dobbiamo guardarci. Guardate, quando Paolo parla di Cristo, dice che davanti a Lui si piegano i ginocchi, in cieli, in terra e in ogni luogo, e poi dice così: quando il Cristo avrà ricostituito il regno di Dio e avrà donato tutto a Dio, allora Lui stesso sarà sottomesso a Dio e sarà Dio in tutto. Anche Cristo, Verbo incarnato, è sottomesso a Dio, in modo che resti unicamente Lui. Come dice la Scrittura, resti solo Lui, il Cristo sottomesso a Lui. E allora noi ci siamo nulla. Entriamo in Cristo e lasciamoci Lui sottomettere a Dio, nostro Padre, perché sia Lui, Lui soltanto, in cielo, in terra e in ogni luogo. Questa è l'unica via, la via stretta, perché tutto questo comporta una lotta quotidiana contro la superbia, l'invidia, la gelosia, la lussuria, la gola, la varietà e la vita. O Signore, facci compresi di questa verità e intendesi questa sera ad annullarci davanti a te e a proclamare questa grande verità che tu solo sei a me, l'unico vero Dio, tutto il resto è non di avere, non esistente, l'esistente è tutto, ora è in me. Canto numero 260. Signore, noi vogliamo restare qui prostrati davanti a te. Vogliamo proclamare che tu solo sei il nostro Dio, tu hai dato un testo, 14 di Ezechiele, vennero a trovarmi alcuni anziani di Israele e sedettero dinanzi a me. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, questi uomini hanno posto idoli nel loro cuore e tengono fisso lo sguardo all'occasione della loro iniquità appena si mostra. Mi lascerò interrogare da loro? Parla quindi di loro, dice il Signore Dio.
qualunque israelita avrà innalzato i suoi idoli nel proprio cuore e avrà rivolto lo sguardo all'occasione della propria iniquità, e verrà dal profeta, gli risponderò io, il Signore, riguarda la moltitudine dei suoi idoli, per raggiungere al cuore gli israeliti che si sono allontanati da me a causa di tutti i loro idoli. Riferisci pertanto al popolo di Israele, dice il Signore, convertitevi, abbandonate i vostri idoli e distogliete la faccia da tutte le vostre immondezze, poiché a qualunque israelita e a qualunque straniero abitante di Israele che si allontana da me e innalza nel suo cuore i suoi idoli e rivolge lo sguardo all'occasione della propria iniquità, e poi viene dal profeta a consultarmi, risponderò io, il Signore, da me stesso. Distoglierò la faccia da costui e ne farò un esempio, un proverbio, e lo sterminerò dal mio popolo. Sapete così che io sono il Signore. E se un profeta si lascia sedurre e fa una profezia, io, il Signore, ho sedotto quel profeta, stenderò la mano contro di lui e lo cancellerò dal mio popolo di Israele. Ambedue porteranno la pena della loro iniquità. La pena di chi consulta sarà uguale a quella del profeta, perché gli israeliti non vadano più errando lontano da me, né più si contaminano con tutte le loro prevaricazioni. Essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Parola del Signore. Signore, con questo testo che tu hai indicato, proprio mentre si faceva la preghiera iniziale, mentre si cantava, tu vuoi dirci che la cosa più importante per te è per noi, che nessuno ponga idoli dentro il proprio cuore. E neanche il profeta si salverà, anzi, se c'è uno che manda un profeta a confessare, o va lui stesso dal profeta per quel punto, il Signore ingannerà il profeta. Lui stesso ingannerà il profeta, in modo che egli non dia risposta dovuta, in castigo dell'abbandono di lui. Chi ha idoli nel proprio cuore è in abominio davanti a Dio, né c'è profeta che lo salvi. E se il profeta osa consultare, Dio ingannerà il profeta e le sue profezie saranno false, perché ha posto idoli dentro il proprio cuore. Allora non c'è parola di Dio per chi ha idoli nel suo cuore. E se qualcuno presume di dire parole di Dio, Dio potrà anche suggerire parole, ma saranno parole false, non parole vere, perché ci sono gli idoli nel cuore. Signore, vuole che nel nostro cuore ci sia soltanto Lui, nella nostra vita ci sia soltanto Lui. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio ad impor di me. Vattene, Satana,
davanti al Dio, a Dio ti prostrerai davanti a Lui solo. Fratelli e sorelle, e questo è il messaggio che ci viene dal Signore, Lui solo, Lui solo, tutta terra, Lui solo. E allora Lui solo rialzerà le nostre tende, allora Lui solo farà le cose grandi in mezzo a noi. Egli camminava il mio popolo e io lo conduceva, non c'era con me nessun Dio straniero. Fratelli e sorelle, nessun Dio straniero deve accompagnare il cammino di Dio, e gli dei stranieri sono dentro il nostro cuore, sono i nostri vizi, sono le nostre pretese, sono le nostre statue, sono le nostre nicchie. Questi debbono cadere, altrimenti Dio non condurrà il suo popolo, altrimenti i profeti ci diranno cose false, ci indicheranno una via falsa. La prima via, quella sicura, è quella del primo comandamento. Tutte le altre vie saranno buone quando si incanalano per questa via stretta, per l'unica via del primo comandamento. Lode e gloria a Dio, Signore. O Signore, Signore, tutti siamo perduti, tutti noi abbiamo errato, ma adesso vogliamo tornare a Te, vogliamo proclamare il Tuo nome questa sera, vogliamo invocare Yahweh in mezzo a noi, vogliamo invocare colui che Yahweh per noi, che Dio ha costruito, Signore, sotto la volta del cielo. Vogliamo invocare il Tuo Cristo, in cui Tu, Yahweh, Ti sei manifestato, in cui Tu vuoi essere adorato. Lode e gloria a Te, Signore.